Quando evitare qualcuno. Questo è un video un pochino delicato, però molto importante. Allora, io dico sempre che dobbiamo circondarci di persone positive, potenzianti, ed è verissimo. Dobbiamo anche stare attenti alle persone che invece in qualche modo ci tolgono energia e vogliono buttarci giù. Io consiglio in modo drastico di allontanarti da queste persone, soprattutto se proprio ti stanno danneggiando. Ci sono secondo me 5 punti fondamentali che ti fanno individuare una persona da cui devi assolutamente, immediatamente allontanarti. La prima cosa è l'abuso, cioè quando stanno abusando di te, non ci sono scuse per l'abuso, non ci sono scuse per chi sta abusando di te. E lo so, probabilmente è una persona violenta, sicuramente è una persona cattiva, ma pensa solo questo: più aspetterai e più diventerà difficile allontanarti, più aspetterai e più diventerà un legame distruttivo per te. Quindi trova la forza di reagire, trova la forza di andare via, di scappare via da questa persona il prima possibile. E se ci sono dei figli di mezzo, beh, per loro sarà un bene. Sarà un bene perché sicuramente stai facendo la cosa giusta. Siamo 7 miliardi su questo pianeta e sono certo che una persona migliore la trovi di sicuro. La seconda cosa è la voglia di litigare. Quando vedi, capisci che una persona trova ogni pretesto per litigare, per accendere un fuoco anche quando non c'è bisogno di accenderlo, è il momento che forse te ne allontani. È il momento che inizi ad avere una comunicazione più dissociata, più distaccata con questa persona, fino ad allontanartene definitivamente. La terza cosa è la ripetuta trascuratezza. Se non c'è interesse, se non c'è voglia di interessarsi, di essere curiosi gli uni degli altri, beh, tanto vale dividerci, tanto vale non fare buon viso a cattivo gioco. E ci sono tante persone che lo fanno, ma non perché sono cattive, perché hanno paura di rimanere soli. Il fatto è che qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo è di avere intorno a te delle persone potenzianti. Quindi ecco, allontanati il prima possibile perché questa persona ti sta usando come spalla mentale, cioè come ancora di salvezza per il suo cervello, per non sentirsi solo o sola. Ma in realtà di te non gliene frega niente. La quarta cosa, purtroppo, sono le ripetute bugie. E qui non possiamo farci nulla. Quando una persona ci mente, e ci mente una, ci mente due, ci mente tre, ci mente quattro, ci mente cinque volte, a quel punto non possiamo più andare avanti. Perché? Perché mancherà la fiducia. Se in un rapporto di amicizia, d'amore, manca la fiducia, non c'è rapporto. Quindi tanto vale concludere, tanto vale mettere subito le cose in chiaro, avere il coraggio di dire: guarda, sinceramente io una persona come te al mio fianco non la voglio. E la quinta cosa, per concludere questo video, è che non ti sostiene, cioè non ti incoraggia, non ti spalleggia, ma ti butta giù. Quando vicino a te hai una persona che in tutti i modi cerca di distruggerti, cerca di abbatterti, cerca di tarparti le ali, cerca di porti dei limiti nella testa, sbarazzatene il prima possibile, allontanala dalla tua vita, perché non sta aggiungendo valore, sta solo danneggiando la tua scalata verso la tua felicità, verso il tuo successo, verso la tua svolta. Probabilmente è una persona invidiosa che non vuole vederti cambiare, che non vuole vederti migliorare. Annullala dalla tua vita e non permettergli più di starti vicino e di succhiarti energia. Tu vicino a te ti meriti delle persone vincenti, delle persone che vogliono dare, che vogliono donare, che non provano invidia ma sono felici. Felici davvero che la persona che gli sta accanto ottenga dei risultati e che in qualche modo possa ispirarli a migliorarsi, a crescere, a diventare persone migliori. Ti auguro di trovare nel tuo cammino delle persone straordinarie, delle persone che davvero vogliono dare e aggiungere valore alla tua vita, perché sono un elemento fondamentale se vuoi davvero svoltare definitivamente nella tua vita. Ricordati che devi crederci, perché nessuno al di fuori di te potrà mai crederci più di te.